Dopo l'introduzione, eccoci arrivati, scesi dall'auto, siamo arrivati in Terra Birgasca. Sergio Rossi, i telespettatori le amiche e gli amici si sono godute queste prime immagini di Massimo Fornasier. Che giornata straordinaria! Spettacolare, davvero, giornata splendida e posto meraviglioso. Sbalorditivo quasi. La sento senza parole, la vedono così da casa. Terra brigasca, formalmente in Piemonte. In realtà il racconto di una cultura, di una civiltà che ha sempre guardato alla Liguria. Regista di questa trasmissione che ci ha aiutato a confezionarla per voi, questo signore che si chiama? Giovanni Belgrano. E parlando di Terra Brigasca, siamo a Vio Questa è la prima tappa in giornata perché il nostro racconto inizia dal formaggio, un'economia sostanzialmente fondamentale, storica di questo territorio rappresentata dalla pecora che abbiamo alle spalle. Esatto, è, una, è un, un residuo fantastico che abbiamo qui, che si è conservato, in questo caso, grazie a Mattia che la custodisce. I capi sono in riduzione ma sono presenti, hanno sempre dato un reddito e sono sempre stati alla base di tutta la cultura e la civiltà brigasca che comincia da qui, va a Ponente, sino a Briga, una superficie di circa 220 km2 anticamente ed è sempre stata basata su questo potere dei, dei pastori che sono pastori transumanti in realtà. Nel caso specifico lui riesce a rimanere qui, ma sono sempre andati in Liguria dove hanno costituito insediamenti su tutta la costa. Su tutta la costa. Allora Sergio Rossi, perché qui? Intanto perché vogliamo raccontare di questa civiltà di cui tanto si parla ma poco si sa. Lo faremo attraverso quello che si fa in pieno inverno da queste parti, il taglio albero, la potatura, eh, l'agricoltura eroica anche se è un aggettivo che a lei non piace cercando di capire questi territori viozene upega ma anche i territori circostanti di fronte a noi inizia la Liguria formalmente noi oggi siamo attualmente in piemonte però eh, Rossi le prime impressioni guardando anche le montagne innevate e quella montagna che si chiama come eh, Bertrand 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 è il confine gergalmente lo chiamate come la no, testa di la Garibaldi la testa di Garibaldi sì esatto quella sulla destra che ricorda in tutto e per tutto eh, in questo momento col cappello appena fatto di, di neve e un bellissimo ritratto di profilo di Garibaldi effettivamente. Sergio Rossi che dice? eh Dico che ancora una volta è dimostrato che i confini amministrativi sono una cosa e i confini culturali sono tutto altro. E quindi noi siamo in pieno nella cultura ligure, e forse per chi vive fuori dalla Liguria. Eh, la cultura ligure è questa. In realtà noi non siamo marinai, noi siamo montanari di nascita, montanari secolarmente montanari che poi hanno preso il mare per cercare di fare delle economie. Quindi sventola la bandiera brigasca, cercheremo di capire i segreti di questa cultura. Sotto di noi nasce il Tanaro che qualche anno fa, esattamente come è successo per la Valbormida e per il territorio Ligure, ha fatto tantissimi danni. Belgrano, prima di andare ad ascoltare un giovane che si è messo in gioco e che qui fa il formaggio per il suo agriturismo con vendita diretta grazie a queste pecore, chi sono i brigaschi oggi? I Bergaschi oggi sono dei superstiti che pervicacemente cercano di resistere. Qui a Viozena abbiamo un bellissimo esempio dove due famiglie di giovani, due coppie di giovani con altrettanti figli, piccoli, e a cui devono dare un avvenire in loco, insistono pervicacemente a starci. Forse... E a scuola si va ormea, per esempio. A scuola si va ormea, c'è questo disagio, ma riescono a coprirlo perché uno scuola bus non riesce più a tenerlo perché i numeri sono quelli che sono. Ma qui a Viozena ormai a 16 km, avanti e indietro sono 32 in una giornata. Eh sì, eh, sì, eh sì, ci vuole chi acudisca, chi se ne prenda carico. E che lingua parlate? Ma qui parliamo brigasco, è essenzialmente è lo stesso dialetto identico da secoli che distingue proprio la cultura nostra, l'appartenenza la, la, nostra e la lingua, questo, questo dialetto che... Eh, è un dialetto probabilmente di transizione tra il Ligure e l'Occitano prevalentemente occitano come è stato riconosciuto dalla famosa legge 482 del 99 ma eh, è comunque a, a prescindere queste considerazioni è quello che ci contraddistingue la bandiera perché Vabbè. noi abbiamo avuto problemi di separazione come sapete con la, dopo l'ultima la, la, la guerra, guerra mondiale siamo stati divisi completamente quindi... e parleremo anche di questo in un viaggio in Liguria straordinario Sergio Rossi se non ha nulla in contrario direi che su queste straordinarie immagini firmate da Massimo Fanaser andiamo, andiamo a scoprire il formaggio eh, il Gasco via Insomma, il sole era uscito, ma la sua stufa lì accanto male non ci sta, no? Sì, se vuole controllare la cottura sul retro, io poi, poi mi giro. Perché Siamo arrivati nell'agriturismo gestito dal ragazzo che ha avviato quello che abbiamo appena raccontato. Che ogni giorno cura il suo gregge. Questo ragazzo si chiama Mattia. E Mattia conduce l'agriturismo dove siamo, a Viozene insieme alla moglie e ai due bimbi che vedremo da qui a qualche istante nelle immagini di Massimo Fournaziere. La moglie si chiama Denise. E I ragazzi si chiamano Nicola Enrico. Di 2 e 7 anni, raccontava, ma soprattutto lui, Sergio Rossi, ha avuto il merito di dire che qui l'allevamento di pecora bigasca, ma anche di capre è possibile. Eh, tutto quello che ne nasce da lì viene consumato all'interno di questa struttura. Assolutamente. Usiamo il nostro latte, delle nostre pecore, che viene trasformato in ottimo formaggio e viene poi a sua volta il siero che ne ricaviamo viene trasformato in ricotta. Allora, tu ci hai fatto vedere le operazioni eh, per arrivare al formaggio brigasco, ma soprattutto, cos'ha di speciale questa pecora? Ma la nostra pecora è speciale, è, si adatta benissimo alle nostre zone, è, è ottima, ci dà un ottimo latte e produce un ottimo agnello che dà carne. E poi, quando non produce più. E eh... poi, quando non è più adatta al, al pascolo, viene valorizzata al posto di Svendra e ne facciamo dei salami. Voi siete giovani che investite su Vio Zene, che evidentemente non vi fa paura scendere a valle due volte al giorno per portare i bambini a Ormea. Originari di Imperia, voi avete sì, fatto una scelta sì, di vita? Sì, sì, io sono nato a Sanremo, cresciuto in Imperia e poi mi sono trasferito su da papà e mi sono, tramite lui oh, oh, mi sono innamorato della passione delle bestie. 30 abitanti stanziali, estate-inverno in questo piccolo borgo, giovanissimi bambini, oltre ai vostri due un'altra famiglia. C'è un'altra famiglia che anche loro hanno altri due bambini più o meno dei coetani con i nostri. Li conosceremo da qui a qualche istante, però Sergio Rossi, guardando queste immagini di lavorazioni, cosa è bene a raccontare a chi guarda da casa e chi non ha avuto la fortuna di guardarlo dal vero? Ma intanto che non c'è bisogno di raccontare perché la pecora brigasca è, si, si alleva qua, perché se l'hanno fatto per secoli quelli che c'erano prima, è inutile che andiamo a cercare chissà che cosa. La cosa importante è capire che... Il ragionamento contrario è che se c'è questa opportunità, meno male che ci siano dei giovani che hanno voglia di sfruttare un'opportunità che ci è stata regalata dal passato, perché alla fine è l'esperienza di quelli che sono vissuti prima che dà delle opportunità, naturalmente in questo caso a loro che sono stati bravi e anche, se posso dirlo, un minimo coraggiosi, a intraprendere l'attività, più che altro anche a continuare l'attività, perché in realtà questo posto ci raccontava che era della sua famiglia dagli anni 70. Che è anche un albergo. Era un albergo che poi adesso è stato trasformato da agriturismo, così abbiamo, siamo riusciti a congiungere le due passioni, animale e ristorazione. Abbiamo visto un gregge protetto dal recinto elettrico, con due mare mani, la presenza del lupo come viene gestita qui, come viene affrontata? Bisogna prevenire l'arrivo del lupo, come ha detto lei, tramite le reti, tramite i cani, e bisogna stare attenti, bisogna stare attenti. Che scelta è vivere a Viozene 12 mesi all'anno e soprattutto guardare al futuro dei vostri figli? Eh, via, per me è fantastico, eh, non c'è cosa migliore. E per i nostri bimbi, chi lo sa se loro intraprenderanno le nostre strade, a volte me lo chiedo, ma boh, è ancora presto. È e ancora si presto. riesce a stare in piedi, evidentemente sì, mi verrebbe da dire con una struttura del genere, qui nella profonda montagna, al confine tra Liguria e Piemonte. Sì, assolutamente. assolutamente. Nonostante i rincari, nonostante quello che si legge sui giornali, si sente in televisione. Qua è diversa la vita, che magari può, come può essere giù in città, e quindi. Riusciamo sempre a ricavarne qualcosa, via. Beh, Sergio Rossi, anche un messaggio di speranza, però, con cui si inizia questa trasmissione? Beh, diciamo che forse loro hanno anche individuato la formula attraverso la passione, nel senso che hanno chiuso il cerchio dell'azienda agricola con l'agriturismo. Perché diversamente la sola azienda agricola probabilmente qualche opportunità in meno te la darebbe. Sicuramente. Quindi, insomma, bisogna mettere insieme le cose loro. Da un lato lui è stato anche fortunato ad avere il papà, i nonni che avevano questa attività, ma è, è stato bravo insieme alla signora a poterla trasformare e quindi farla diventare qualcosa che unisce sia la meraviglia che lui alleva, coltiva, eccetera, sia il fatto di poterla distribuire e somministrare direttamente. I L'ama non sono brigaschi? No, 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 assolutamente. Bene, detto ciò, um, il formaggio invece brigasco, che gusto ha, come lo raccontiamo? E qui si apre il fronte della cucina bianca, Russi. Sì, la cucina basata soprattutto sul, sui prodotti dell'attività dell pastorale e che poi è qualcosa che ha delle radici profondissime io penso solo al discorso della pasta, ma cioè è un ragionamento che secondo me è straordinario soprattutto da raccontare quando qualcuno viene qua a raccontarlo a tavola. Questo è perché altrimenti si fa solo, solo dell'accademia inutile perché sembra che tutte le volte tiriamo fuori la solfa, che da tutte le parti c'è una storia millenaria. Devi venire qua a sederti, sentire questi profumi, guardare che questa pasta. E la stufa, mi verrebbe da dire. Sì, ma io vedo che come sempre mi tengo perché più che altro non vorrei che si spegnesse, allora mi tengo qui sotto controllo. Che... Ma nelle operazioni che abbiamo visto. A cosa bisogna stare attento eh, per spiegarla? Tu cosa hai fatto? Da dove si inizia? Allora, si inizia portando il latte a casa e, se è leggermente freddo, riscaldarlo. Le, le, la temperatura ideale è tra i 34 e i 36 gradi. Si scalda. Io, personalmente, aggiungo un pizzico di sale fino e do il caglio. Si aspetta che il latte sia quagliato. Si rompe la quagliata, poi si prende lo, la, questa garza e si cerca di raccogliere il formaggio. Si raggruppa tutto, si strizza bene dal siero e si mette in uno stampo. Il siero non va buttato, viene recuperato, riportato sul gas, portato a un'ebollizione e, e ricaviamo quella, questa ricotta. Il caglio, per chi non lo sapesse cos'è? Il caglio è, fa parte dello del budello dell'agnello, dell l'ultima poppata dell'agnello. Prodotto finale quello. Prodotto finale queste che sono formaggete che hanno qualche giorno che noi eh, facciamo stagionare nel fieno per dare ancora più, più profumi, più aromi. E... Qual è la stagionatura ideale? Per que questa è una toma. Questa è una tuma. E qua qual è il periodo ideale? Cioè tu dici guarda se la vuoi mangiare al meglio per me è questo. Deve avere almeno due mesotti, due mesi si mangia già un buon formaggio. E fino acquista, a questa? È limitato, il pecorino è, si può anche far stra stagionare. E per dare gambe al ragionamento di Rossi, eh, venite qui, ascoltate quello che hanno da raccontarvi questi ragazzi nel nome dei nonni, dei bisnonni, dei trisnonni. Voi siete aperti sabato e domenica? In questa Noi stagione? In questa stagione adesso purtroppo chiudiamo per il periodo invernale, riapriremo il 19 di marzo fino a tutto l'arco dell'anno, fino all'anno nuovo. Una ottima gita di inizio primavera da queste parti. Rossi detto tutto, possiamo andare alla prossima tappa. Eh direi andiamo perché qui c'è talmente tanto. Che... Andiamo a conoscere l'altra famiglia di vostri coetanei che investe sui giovani con eh, un'altra tendenza, quella del taglio alberi a quanto abbiamo capito. Intanto grazie e grazie complimenti a per quello che fate, il nostro viaggio è solo all'inizio. Al'tra storia, altro racconto, Sergio Rossi, sempre benedetti dal sole. Restiamo a Viozene. Siamo in terra Brigasca per raccontare un'altra economia, un'altra famiglia che ha scelto di rimanere qui per guardare al futuro con altri due figli. Ebbene, qui c'è una generazione rappresentata da Cristian e Luciano. Nonno dei due ragazzi che si chiamano Matteo e Giorgia che crescono insieme alla mamma che si chiama Giulia. Intanto com'è vivere 365 giorni all'anno qui guardando Ormia per la scuola, per i servizi primari, ma cercando di costruirsi un'economia in loco? Beh, diciamo, noi abbiamo preferito la qualità della vita che diciamo, le difficoltà che noi vediamo nella città, ossia il traffico, la vita frenetica. Eh, quindi abbiamo deciso di stare qua anche perché mio papà e sua sorella avevano un'attività, eh, un albergo che a breve riprenderà sicuramente. E quindi ci hanno trasmesso l'amore per questo paese e noi cerchiamo di. Di tirare avanti e tramandarlo ai nostri figli con tutte le forze possibili. E allora perché ride? Cosa no, da ride, ride perché, guardi, allora io pensavo, a casa lo sanno, prima o poi lei fa la domanda che tutti si aspettano. Prima o poi qualcuno ci dirà, scusi eh, ma lei mi fa la domanda di perché scelgo di... Ma sono io che le chiedo ma come fa lei a vivere, a parte che non è vero, ma come fa lei a vivere in città col traffico, con tutto? Praticamente la risposta che le ha dato è esattamente quello che stavo pensando io, dice una volta o l'altra ci farà la domanda a noi, ma cosa ci fate in città? Però noi sapete che siamo dei monti, eh? quindi... Però aspettando eh, la riapertura di questo albergo, oggi nonno, posso chiamarla così? Nonno, nonno. Ma no, calma, nonno. calma, che ha due anni mano. meno di me. Eh? Però eh, l'economia vostra di famiglia è rappresentata evidentemente per come siete vestiti e per le immagini che stiamo vedendo dal taglio alberi, ma anche Palto neve sì, e poi ne da cos'altro? Appalto neve, facciamo verde, manutenzione del verde, giù lungo la strada, manutenzione della strada da provinciale che sta da Ponte Innava a venire qua a Upega. E noi, essendo sul posto, qualsiasi cosa che capita siamo, interveniamo tempestivamente, altrimenti sarebbe da dire. Eh, siamo scomodi mentre invece ci siamo noi, ci noi. siamo noi e tra l'altro no, Sergio noi. Rossi, Belgrano e gli amici che abbiamo incontrato sulla strada raccontavano i tempi di tre anni fa, la terribile alluvione, il tanner era esondato, i disastri che abbiamo visto salendo, c'erano loro. loro, esatto e si ricordano il loro primo avvio verso la normalità. E di questa roba qua cosa dobbiamo dire? Da dove si inizia? Qual è la stagione giusta per un taglio meticoloso, giusto, senza rischi? Beh diciamo per gli abbattimenti non c'è problema, qualsiasi stagione va bene, ecco basta non avere la neve nei piedi come quest'anno lavoriamo bene. E diversamente tagliamo anche piante in Liguria e nella stagione diciamo invernale che qua ci, si può fare qualcosa meno, ci veniamo in Liguria a fare questi tagli che... Eh, nel, nel, nello stretto, nelle terre terrazzate sono sempre più frequenti. Però, si ho visto e ho sentito parlare di frizione nelle loro operazioni. Sì, eh, ho visto quell'attrezzo là che è molto, molto interessante. Che, eh, insomma, in definitiva serve perché tutto quello che cade dall'alto è tenuto dalla corda, invece di cadere a peso morto viene, viene diciamo così, trattenuto e quindi lo fanno cadere dove vogliono, affiancato, perché qui hanno un pochino di spazio, ma in giro, in certi posti ci diceva, dobbiamo proprio stare... Nei pochi metri che ci sono attorno a là. Sì, è l'aspetto forse più importante tagliando la, la pianta: la sintonia eh, con la persona che sta a terra. Perché adesso abbiamo tagliato una pianta leggera, insomma, non c'era niente di pesante, però andiamo a tagliare su delle piante eh, più marce, più secche e la mano dell'operatore a terra eh, deve essere leggera per forza. Perché... Se no, posso rischiare di scendere giù anch'io. Raccontate, <ride> raccontate che questa Bene, è una superficie larga per voi, normalmente. Sì, qua sì, non c'è nessun problema: c'è dei punti che sono proprio ristretti, ristretti, e allora bisogna fare più attenzione. Poi, come dice lui, quelle piante marce, eccolo lì. Basta che la, la tieni in alto, magari rischi di, di far cadere lui. La fisica è eh. da alpinista, però. Sì, 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 ma e non io da dopo. Diciamo ho fatto il percorso inverso di tutti i boscaioli che si sono trovati ad abbattere piante, magari in luoghi stretti, hanno imparato successivamente la tecnica del tri climbing. Io invece ho iniziato a arrampicare con mio fratello Mirko sui monti di casa nostra. Eh, da qui è iniziata la gente: ma voi che avete la corda all'imbrago, ci tagliate questa pianta? Sì, bene. Eh, le prime volte, un po' così, dopo ho fatto tre anni di scuola. Per arrivare a perfezionare. Però se gelosi, quello che dobbiamo raccontare, forse dovremmo farne tesoro non tanto noi quanto la politica ligure è capire dove questi rifiuti che rifiuti non sono vanno a finire. Sì, intanto dovremmo rifiutarci categoricamente di chiamare rifiuto una roba che rifiuto non è e non dovrebbe mai diventare rifiuto se chi sta a tavolino non parlo della politica ma parlo di chi degli scienziati hanno deciso che questa roba è un rifiuto bisognerebbe che quegli scienziati andassero loro magari riciclati in qualche modo a pulire c'è tanti posti da pulire in giro che va bene lo stesso ma al di là di questo qui c'è una, una cosa interessante perché loro producono il cipato che credo Vada a finire qua vicino in un impianto per teleriscaldamento, quindi credo che questa sia una cosa anche molto interessante. Dov se ho capito bene. Dove finisce dunque questo materiale? Ormea Ormea, Ormea c'è un impianto di teleriscaldamento per il paese e noi portiamo giù il cippato, cipiamo queste piante. e Tutto la risulta anche lungo la strada che facciamo. Quindi sia Ramaglia comunale. che tronchi ramaglia e tutto e viene utilizzato giù per il riscaldamento. E i benefici per la gente di Ormea di questo impianto cosa dicono? Sono contenti? Funziona? Ma funziona anno. abbastanza bene, e certo. Che no, è un'economia che dovrebbe far funzionare un indotto anche per i giovani, dare una spinta per le pulizie. Perché noi qua purtroppo abbiamo i boschi che sono abbandonati, e allora che ci siano giovani che si intraprendano in questo lavoro. Certo. Diceva Rossi? Diceva, non mi faccia dire la stessa cosa se in Alto Adige ci scaldano le città è eh, lì, ma non è che siano proprio così abbellinati, ecco. forse imparare qualcosina da chi ha un'esperienza fra l'altro di generazioni nuove di centrali, quindi non sono le prime generazioni, sono avanti e non solo paesi l'uno vicino all'altro hanno le proprie e la gestione del bosco è fatta come gestione, quindi non puoi tagliare più di tanto, cambi la posizione, eccetera. Non credo che ci voglia anche lì una grandissima scienza, è che noi ci mettiamo del nostro, perché nei nostri paesi poi c'è gente che non le vuole, c'è un po' di diffidenza e lì andrebbe fatta un po' di, di politica anche di convinzione. Nonno, papà... Eh, guardando ai figli aspettando la riapertura dell'albergo con eh, l'elmetto in testa per il taglio alberi per lo sgombero neve aspettando anche quella che quest'anno a quanto pare non c'è. C'è dell'altro nel vostro indotto, c'è lo zafferano, c'è le patate, così racconti. Sì, facciamo un po' di agricoltura, anche questo soprattutto per tenere pulite quelle, quel po' di fasce che sono ancora rimaste. A panaggio della terra e non del bosco. E no. Sempre con mio fratello abbiamo iniziato a. A trapiantare un po' di zafferano. Eh, nasce anche qui a Viozene? Nasce molto bene, viene molto bene, l'abbiamo... Eh, già servito a persone più che altro di, di famiglia che però se ne, eh, se ne intendono e ci hanno fatto tutti i complimenti, insomma c'è gente che è andata a prenderlo all'estero e comunque ne parla di, di un gusto molto forte, molto marcato, insomma è apprezzato. E come immaginate invece il futuro delle nuove generazioni? Mm. Ma insomma, eh, come le dicevo, cerchiamo di trasmettere ecco, un po' i valori eh, che abbiamo noi, che servono poi per stare in questi posti, eh, senza diciamo, la superficie, tante superficialità che si, che si hanno in altri luoghi. Ovviamente i bambini poi vanno alla scuola, vanno all'asilo, incontrano altre persone, faranno la loro esperienza di vita. Speriamo solo che ricordino e non dimenticano come l'abbiamo fatti crescere noi. Ricordino e non dimenticano, Sergio Rossi. Cos'altro aggiungere rispetto alle operazioni che abbiamo visto sul taglio spettacolare? Ma io sul taglio niente, direi solo che quella cosa che mi, mi interessa e mi piace di più è quello che diceva il, il Signore, cioè e intanto aggiungo io senza nessun complesso di inferiorità, che è la cosa più bella che ci sia, e cioè trasmettere questo, questo modo di vivere ai bambini. E guardi, i bambini, se c'è una cosa che fanno, ricordano, anche quando credono di non ricordare, perché lei vabbè è ancora giovane, però quante volte ti capita di dire... Stai facendo una cosa e allora a quel punto solo quando la fai ti ricordi come la faceva tuo nonno, tuo padre e la rifai. Quindi i bambini ricorderanno tutto. Il loro esempio credo sia un bellissimo esempio, di conseguenza penso che sia solo un fatto positivo. E poi non vivere qui con il complesso di inferiorità ma vivere qui con l'orgoglio di vivere qui che è la cosa più importante e credo per quei pochi minuti che l'abbiamo conosciuto che qui ci sia in buona quantità nonno ma sti discorsi qua della ma finito questo no eh, nonno, allora, nonno, eh, allora lui lì. sarà anche eh, è giovane quindi è eh, allora, <ride> eh, nonno perché è un nonno giovane eh, allora. la neve torna oppure dobbiamo rassegnarci speriamo, speriamo che torni un po' più che altro per la riserva d'acqua ma questi eh. discorsi di cambiamento climatico voi che ne avete visto nel corso degli ma, anni purtroppo in questi anni ci sono stati perché noi io ho vissuto anni 70, 80, ancora nevicate grandi nevica a questa stagione, magari un metro, un metro e mezzo di neve. Mentre invece adesso sono qualche anno che magari sarà un. Quindi G pessimista un ciclo. anche lei? Ma è pessimista. Secondo me un cambio c'è stato, senz'altro. Eh, speriamo che si ritorni ai vecchi tempi perché sia per la natura, per le piante, per tutto. Eh, adesso sta sbocciando i fiori a questa stagione mai visti. Ma quest'estate eh. possiamo venire a dormire in albergo? Speriamo di sì. Noi ci siamo Certo, cioè, voglio dire. <ride> e per l'estate abbiamo ancora qualche punto di domanda, insomma, però. Non, non, non riesco ancora a dar conferma, però noi vi aspettiamo volentieri, anche se fosse chiuso il posto, ve lo troviamo. Capito? Andiamo a raccontare un'altra storia? Andiamo, andiamo, però se viene la neve speriamo che diminuisca sia il sale sia il gasolio, perché se noi comuni ci <ride> certo. facciamo saltare per aria, allora torniamo da capo. Ve lo diciamo col sorriso, ma certamente il problema è anche questo. Grazie davvero, complimenti per quello che fate, per il coraggio che mettete in campo ogni giorno, Viozene, Upega e non soltanto. Il viaggio continua. Siamo arrivati a Upega e siamo in compagnia di Roberto Moriani, che è l'autore di questo volume, Sergio Rossi, alle sorgenti del tanaro tra storia e leggenda. Evidentemente questa occasione cucinosofo la sfruttiamo anche per mostrarvi una cartolina del territorio dopo aver parlato dell'economia del posto, tra formaggi e taglio alberi. Beh, insomma. Bisogna far vedere anche qualche scorcio, evidentemente. Sì, beh, anche perché gli scorci da vedere sarebbero talmente tanti che probabilmente non riusciremo a farli vedere. Bisogna che vi fate un giro qui. Però è davvero un territorio ricchissimo. Nel frattempo diciamo che Viozene è comune di Ormea, mentre invece Upega, il borgo alle nostre spalle dove siamo arrivati, è comune di Briga Alta. Ma soprattutto raccontiamo, e lo racconta Roberto in questo testo alle sorgenti del Tanaro, che evidentemente qui da raccontare c'è molto materiale. Beh sì, eh, c'è da raccontare il territorio, innanzitutto la particolarità di questo fiume, che è il Tanaro, che è più lungo del Po, cioè dalle sorgenti del Tanaro, dalla cima del Saccarello a, alla confluenza del Po, vicino a Bassignana, vicino a Alessandria. È più lungo del Po. Quindi. Abbiamo visto e percorso anche un canyon particolare proprio sopra questo fiume, un qualcosa di straordinario anche per coloro che lo percorressero per la prima volta e soltanto in auto. È una cosa particolare perché il canyon è la gola delle fascette, si chiama gura da fascetta. È una forra che ha un subalveo. Eh, che, eh, che convoglia la maggior parte delle acque e per gran parte dell'anno è asciutta perché il fiume scorre sotterraneamente, è ipogeo, no? soltanto in primavera con lo scioglimento delle nevi, quando nevicava, insomma, quando c'era con, con l'abbondanza di acqua, allora il troppo pieno eh, lo, eh, fa, fa apparire l'acqua anche in superficie. E a questo proposito... Eh, anticamente, quando, beh, insomma, fino a una, una sessantina d'anni fa, eh, quando eh, volevano trasportare il legname, i tronchi tagliati dalla, della foresta delle navette verso Valle, Ponte di Nava dove c'erano le segherie, eccetera. dovevano ricorrere a, a un espediente ingegnoso che era una diga all'ingresso della gola, nel punto più stretto. Una diga in legname che formava un, un, un invaso dove venivano gettati a galleggiare questi tronchi. E quando era il momento opportuno veniva aperta e questa ondata che si creava serviva appunto a far superare ai tronchi la forra. Sergio Rossi. Proseguendo per questa strada, da Upega si arriva addirittura a Monesi. Ulteriore particolarità già elencata in inizio trasmissione: la vicinanza proprio tra Piemonte e Liguria. Da una sponda eh, del torrente più lungo del po', raccontava Roberto Piemonte, dall'altra parte la Liguria. Sì, eh... Fra l'altro è tutto un viaggiare proprio sul confine venendo su di qui. E mi piacerebbe tornare a, a un dettaglio che forse potrebbe sembrare solo solo potrebbe essere sfuggito. Questo discorso di costruire una diga in legname una diga temporanea in legname. Tra l'altro raccontate in questo libro con tanto di disegno. Come si vede anche appunto dal disegno, vuol dire avere fatto dei buchi dentro la roccia nel punto più stretto dove poi innestare legname e costruire con un'ingegneria tutta particolare questa diga da aprire e chiudere. Quindi stiamo parlando di qualcosa di, di molto importante anche perché il bosco, la foresta delle navette era piuttosto conosciuta per la grandissima quantità di legname che riusciva a dare e poi naturalmente dietro a questa stessa acqua c'è il discorso delle segherie eccetera quindi tutta diciamo, la filiera del legno. 30 abitanti istanziali nel paese che abbiamo raccontato in precedenza, Vio Zene, cercheremo di capire quanti qui a Upega raccontando nei prossimi minuti anche la cucina del posto. Però Roberto, quali tra le tante leggende forse merita di essere raccontate in un minuto? Ma, eh, allora, qui c'è tutto un mondo fantastico, eh, anche evocato dal, dal paesaggio stesso. Questa, eh, questo paesaggio è fatto di spazi verticali, ab abissali, ma anche le cime che erano. Una volta erano prive di, di, di un interesse pratico immediato perché, e quindi erano popolate da, 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 una, da una serie di, di creature fantastiche, tra il magico e il religioso, fra il sacro e il profano. Una, una delle figure principali è, è, è il santo dei pastori Bergaschi, che è Sant'Erim, identificato con Sant'Erasmo. No? Che, però, è anche il patrono dei marinai. I pastori Bergaschi l'hanno eletto a loro patrono perché è patrono dei marinai perché protegge dal, dalla tempesta, protegge dalle intemperie. Così come ci sono in mare, ci sono anche in montagna. Questo santo che, la, eh, come dire, eh, che per la Chiesa ufficiale è un vescovo, era il Vescovo di, dei, di Antiochia, uno dei primi martiri, vestito da viene rappresentato. Qui invece era un, un, quasi un uomo selvatico. E, e quindi le leggende che sono eh, eh, nate intorno, intorno a questo personaggio sconfinano fra il, sacro, fra il mondo sacro e fra il mondo profano dei, dei, de, dei folletti, degli gnomi e dell'uomo selvatico. Un qualcosa di straordinario da scoprire sul posto, come dice Sergio Rossi, il libro in questione di Roberto Moriani, fusta editore, lo trovate in tutte le principali librerie, ma anche sulle piattaforme, piattaforme digitali. Sergio Rossi, prima di andare a scoprire la cucina del posto, cos'altro raccontare? Credo ci sia poco da raccontare qui si rende davvero difficile il nostro lavoro perché alla fine non riesci probabilmente a trasmettere la bellezza che vedi di persona, quindi credo che la raccomandazione sia quando avrete tempo, inverno, primavera, quando vorrete. Fatevi un giro da ste parti e vedrete che non rimarrete delusi. Certo? Roberto, si può definire una cultura povera, una cultura di sacrificio, quella degli antichi brigaschi? Una vita sicuramente di, 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 di sacrificio e di enormi fatiche, ma di cultura povera no, è una cultura ricca. L'economia intendeva. Ah, l'economia, era un'economia essenzialmente di sussistenza, dove quasi tutto era realizzato in loco. Poi vedremo forse il mulino, Qui, eh, Ogni pezzo di questo mulino che è ancora, è, è ancora integro perché è stato mantenuto e anche restaurato nel tempo è stato costruito localmente dalle macine che venivano estratte da una roccia particolare che si trova anche lungo l'alveo del, del torrente al, ai meccanismi di legno. Insomma. E allora lo andremo a vedere come andremo a vedere il resto di questo paese straordinario che è Upega subito dopo la pausa. L'accoglienza Sergio Rossi a Upega. E dopo la cortellina del paese, come annunciato, è arrivato anche il tempo della tavola. E il merito è di questo ragazzo. Esatto. Che si chiama? Richard. Siamo alla locanda Dupega, ma soprattutto siamo a percorrere e ripercorrere quel filo di cucina bianca che già abbiamo evocato in inizio trasmissione. Sì, invece di parlarne qui ce l'abbiamo davanti. <ride> e allora, innanzitutto raccontiamo quello che durante le tante stagioni di viaggio in Liguria abbiamo già gustato, ma in questa variante forse no, che piatto è quello che vediamo? Questi sono sugeli col brusso. Come si fanno al di là delle immagini che i nostri telespettatori stanno vedendo con Massimo Fornasier? Beh, è comunque una pasta fresca con i prodotti che si trovano più facilmente qua, quindi farina e acqua semplicemente. Io ci ho aggiunto un po' di olio e un po' di grano saraceno che comunque era sempre... Condimento? Padre. Condimento e brus, che sarebbe una, un formaggio molto forte. Eh, come se fosse una ricotta rifermentata, diciamo che si usava qua. E invece accanto a Sergio Rossi c'è una torta, come la chiamate sono... voi? Eh, una... La chiamano patata e la foglia, Che la foglia sarebbe la teglia, non è la foglia. Però lui l'ha fatta semplice perché è capace, ma in realtà non basta avere il brusso e cose, lì ah. ci sono dentro le patate, e poi dentro c'è una specie, penso, di soffritto qualcosa del sì, genere. Sì, sì, c'è soffritto d'aglio, soffritto di burro e aglio. Mm. Sergio Rossi, come sempre, la tavola serve per riflettere, per pensare, per raccontare delle storie. La tua storia è quella di un giovane ragazzo, un papà di Antonio che ho visto sì. a giro, magari qui nel locale, che dà un futuro anche a questi posti. Tu arrivi da dove? Io arrivo da Cuneo. E ti sei fermato qui perché? È capitato. <ride> e oggi sì. sei contento della tua scelta? Sì, sì, assolutamente. Non solo questa locanda che è l'unico punto ricettivo di Upega esatto. al momento, ma cos'altro nella tua annualità? E abbiamo anche un rifugio, un posto tappa in gestione e un il campeggio sempre nel comune. Più tardi Sergio Rossi andremo anche a vedere chi permette, oltre a quel ragazzo che già abbiamo conosciuto all'inizio di viaggi in Liguria, di questa puntata, eh, la creazione di piatti come questi. Allora i pastori che si occupano anche della transumanza, che si occupano di tenere i pascoli, mentre Antonio richiama l'attenzione, giustamente perché è carino. Meno sua male che ci sia la voce di un bambino, meno male. E le chiedo una considerazione generale e poi soprattutto il gusto se vorrà assaggiare il gusto penso che sa, sanno benissimo a casa che noi assaggeremo la considerazione generale è che la speranza è che continuino a esserci delle opportunità per i giovani per insediarsi qua e quindi opportunità di tipo commerciale credo che uno di questi ambiti sia l'ambito turistico Certo, quest'anno non c'era neve che probabilmente avrebbe portato qualcuno in più, però credo che anche la buona stagione porti tantissima gente e di conseguenza loro riescano, facendo un'economia su due periodi, a tirarci fuori quello che serve per continuare a vivere qui e viverci in modo... E dignitoso. Ecco. Neve che qui viene intesa non tanto come sci alpino, come impianti di risalita, ma come sci alpinismo e quindi ciaspolate o eh, cose analoghe. In sostanza, voi l'economia che diceva Sergio Rossi, dove la tirate fuori eh, su 12 mesi? Beh, soprattutto dalla stagione estiva è fondamentale. La stagione invernale, con la neve, sarebbe anche un fattore. Che però purtroppo in questi ultimi anni tra pandemie e poca neve non, è, non ci ha sostenuto però come dicevano nei minuti precedenti questa gente brigasca che non può essere etichettata né come ligure né come piemontese tu figurati sei valdostano <ride> e allora come vi sentite da queste parti eh, c'è diciamo, un forte senso di più che di appartenenza c'è di cura del territorio eh, le persone qui eh, hanno tantissimi ricordi, soprattutto legati all'infanzia, ed è una cosa importante comunque da mantenere. Fuori di dubbio. Qualche altra considerazione, Sergio Rossi, prima di andare a conoscere i pastori che si occupano della transumanza? No, mi chiedevo, mi pare di aver capito che loro, comunque, hanno anche un servizio di albergo. se esatto. non sbaglio. Quindi, Quindi chi arriva qui alla locanda di Upega può trovare i sugelli, può trovare questa torta che ora ti chiederò come la create, ma può trovare evidentemente rossi anche alloggio. Assolutamente Tutti sì. Tutti i mesi dell'anno? No, dipende, soprattutto i mesi estivi e i in mesi invernali adesso durante i weekend, per esempio. E poi eh, diciamo che ci sono dei periodi in cui rimaniamo anche, anche chiusi. Credo sia sempre fondamentale, comunque, chiamare prima visto che non sei esattamente, esattamente alla mano, molto meglio informarsi. E ricordare in questi posti come si arriva con maggiore facilità, probabilmente da Genova e da Savona. La via più celere è quella di Ceva, quindi la 6. Sì, credo di aver capito che sia quella che percorro normalmente. In direzione Genoa, mentre invece gli imperiesi salgono da Colle di Nava e poi a Ponte di Nava risalgono su eh, quella torta, dicevamo? È fatta con le patate tagliate, tagliate fini, e mescolate insieme a, a porri o cipolla bianca. Eh, diciamo che ogni posto <ride> ha le sue, le sue peculiarità, e mischiate con. Bisognerebbe farla con la crema di latte che però non è più facilmente reperibile, quindi si fa con un po' di panna e un po' di latte, si mischia tutto assieme e si mette poi in forno, sale, pepe. A proposito di patate, qualche minuto fa abbiamo visto quelle patate incredibili no? che i telespettatori già hanno eh, osservato quando si parlava con i giovani di Viozene. Eh. Cibo di montagna. Esatto, esattamente. Complimenti grazie. per la tenacia. Sergio Rossi, se è d'accordo, dopo aver gustato i sugeli e dopo aver gustato questa prelibatezza, andiamo alla scoperta di chi permette il formaggio, il Bruce e quant'altro, facendo e la sponda, la spola, anzi, tra questi posti e Albeca. Era quel piatto? Ottimo, eccellente, <ride> sugelli. E allora prosegue il nostro viaggio come raccontato perché dobbiamo anche presentarvi chi rende possibile il condimento dei sugelli e non soltanto. In apertura di viaggio in Liguria, qui tra Viozene e Upega, il racconto di chi eh, la pecora brigasca la leva in modo stanziale, ma in questo caso invece chi compie la transumanza da molti anni. Il signor... Benedetti Piero. E la signora? Bagnaschino Nadia. Lui il pastore che ha portato avanti questo mestiere anche attualmente con i figli, la signora che si occupa invece del formaggio e della vendita in questo punto nel centro proprio di Upega, molto frequentato soprattutto d'estate. Che tipo di formaggio fate voi? E noi facciamo tutto lo stesso formaggio, la stagionatura cambia. La... Cambia la, la dimensione, però il formaggio è sempre lo stesso. Un formaggio di latte vaccino. Di latte vaccino? Di sì, latte vaccino sì. lavorato a crudo. Quanti... Non viene pastorizzato. Quanti animali avete? Fra mio figlio e mio nipote c'è 150 mucche e poi c'è mio fratello che ha 300 pecore. E dove stanno queste bestie? Eh, adesso sono al mare, perché è normale. D'estate sono tutte lì a Pasqua. Tutti lì? Cosa intende? È lì, eh, sui sì, sì, che sì, abbiamo lì a Upega. l'abitato di Upega? Sopra Upega, quindi. Sopra Upega, che arrivano quasi fino ai 2000 metri. Fino eh. ai 2000 metri. Voi siete originari di Albenga, attualmente quindi le bestie stanno ad Albenga. Certo, cioè d'inverno sì. Questo formaggio che vediamo aperto, che tipo di formaggio è? è un for beh. Dai. <ride> <ride> È una toma di latte vaccino, un formaggio ancora di alpeggio, non un formaggio di stalla, quindi non un formaggio di mucche in stalla, un formaggio di mucca ancora all'alpeggio e alla stagionatura più o meno di un mese un mese e mezzo. Eh, latte intero, non ha, perché noi non scremiamo il latte, viene lavorato intero. Latte. Quanto potrebbe, cioè, adesso un mese, un mese e mezzo, ma per dire, secondo lei quando raggiunge il, il momento perfetto? Beh, questa, questa è già come stagionatura è già ottimale, però noi abbiamo d'inverno no, ma d'estate lo vendiamo sia dal primo sale, quindi appena, appena fatto, diciamo, quindi all'indomani, che può essere un formaggio freschissimo. E però poi abbiamo, non, non arriviamo mai in alpeggio con un formaggio solo, abbiamo già un formaggio fatto negli alpeggi precedenti, quindi arriviamo qua con delle formaggette di 5 kg che avranno già un mese, due mesi, tre mesi di stagionatura. D'estate si compra qui il formaggio nel centro di Upega, in questo locale che è un locale dalla lunga storia. Ci dicevano che negli anni 60 qui c'era addirittura la scuola la scuola, certo. Eh, detto ciò, d'inverno dove si comprano i vostri formaggi? Aleca d'Alvenga. Abbiamo un laboratorio. C'è la tabella sulla porta, se la vuoi riprendere. Operatore, riprendi. Eh, riprendi la tabella lì sulla porta d'entrata. <ride> tutto l'indirizzo e <ride> tutto. Sergio Rossi, forse è il caso di sfruttare questi signori, guardando anche queste immagini, eh, chiedendo se oggi ha ancora senso questo lavoro. È poco senso. Si fa, si vive, però non ha più si un senso. Non c'è più senso come una volta. Sono, sono troppe burocrazie troppo tutto. E il lupo? e il lupo è una rottura perché il lupo ci ha dei danni fuori dal mondo e noi non siamo tutelati non siamo tutelati per niente ma scusi anche, scusi anche per chi ha le vacche quindi certo certo uh, quest'anno a mio nipote ci hanno fatto uccidere una mucca e un vitello Ecco, raccontavo all'inizio della puntata a Sergio Rossi, quel ragazzo del gregge di Viozene, che forse è anche il momento di ripensare un po' il vostro lavoro, nel senso che non ci si può più permettere di lasciare il gregge da solo, diceva lui bisogna stare lì notte e giorno. Allora quello che è un po' il mestiere che si faceva un tempo, dice lui, allontana la presenza del lupo. È così? Ma sicuramente sì, sicuramente sì, ma adesso devi stare per forza notte e giorno con gli animali. Pure parte dalle recinzioni. Ci eh. eh, sono le recinzioni elettriche con le batterie, sì, non non con fa, i cani so. Maremani, con un aiuto, però. La presenza umana deve esserci costantemente. Perché... Voi siete contenti che vostro figlio continui il vostro lavoro o avreste preferito qualcosa di io diverso? Sì, io sono contenta, anche eh. se. Però io adesso, come adesso. Lui è, è soddisfatto del suo lavoro. Lui ha, ha scelto questa, quella, quella vita lì. Io, mio, mio figlio, che è mio nipote, hanno scelto di fare quella vita lì, quindi sono andato a scuola oltre e due, più o meno sono, sono, sono capace a leggere e scrivere. Più o un... meno. Più o meno, sì. Però insomma. No, eh. poi oltretutto mio figlio ha trovato una compagna che lo aiuta notevolmente. Perché lei sa che e... senza le donne si fa poco. Eh, no, lei lo aiuta notevolmente. Lei nonostante abbia il suo lavoro, però lo aiuta notevolmente. Sergio Rossi la conclusione e poi andiamo ad approfondire un po' il tema della cultura brigasca che per carità è la protagonista di tutti i blocchi che abbiamo fatto fin qui ma nel profondo forse quel tema non l'abbiamo ancora affrontato e lo faremo nei prossimi eh, minuti la conclusione, qui c'è poco da concludere te l'hanno detto loro, cioè qui se vogliamo continuare ad avere della gente che sfrutta la loro passione noi sfruttiamo la loro passione per mangiare bene, per avere posti puliti eh, bisogna che in qualche modo cerchiamo di dargli una mano sempre di più oppure di non dargli una mano, cioè di far finta che non esistano, così non gli rompiamo le balle, perché alla fine quando sappiamo che esistono gli mettiamo il registratore di cassa, se fai e quattro formagette e i registri di questa e eh, allora è eh, lì questi qui, capisci che poi allora ci aggiungi il lupo, allora ci aggiungi eh, alla fine diventa un problema, eh? Tenete duro finché potete. Speriamo, noi ci cerchiamo, cerchiamo. Grazie davvero. Il nostro viaggio, dopo la pausa, continua, raccontando con una visione speciale, un panorama straordinario della terra belgasca. Sergio Rossi dopo la parte gastronomica Sfruttiamo questi minuti un altro scenario, sempre a Upega, per proporre ai nostri telespettatori, agli amici da casa, a chi ci segue anche in streaming, alcune ulteriori immagini del territorio. Lo rifacciamo nuovamente col signor Roberto che già abbiamo conosciuto nella presentazione del libro e ritroviamo il regista di questa trasmissione, Giovanni Belgrano. Intanto dove siamo, Giovanni? Dunque, qui siamo in, in parte in profonda terra brigasca, siamo in territorio di Montegrosso, comune. Ligure pur essendo in provincia di Cuneo, questa chiesetta è la chiesetta dei pastori del 1200 addirittura, qui sopra ci sono quelle che vediamo là, sono delle selle dove mettevano il formaggio a stagionare perché qui era un ambito dove i pastori trasmavano durante l'estate, in questo caso dalla zona di Montegrosso, quindi qui come più avanti altri comuni sono comuni Liguri proprietari del territorio che peraltro è in, in regione Piemonte, provincia di Cuneo. Quindi, e siamo comunque in terra brigasca da qui alle nostre spalle. Gli aletti, le lingue si mescolano dal piemontese al genovese, al ligure, insomma dite come meglio credete, al brigasco. Quello a cui lei teneva Sergio Rossi, nonostante le sfumature siano state infinite, a iniziare da quelle pecore brigasche che hanno aperto la trasmissione, è porre un quesito. Quale? Il mio quesito è... Eh... Si parla tanto di terra brigasca, eccetera, ma come facciamo a dire a casa in breve e semplicemente che cos'è questa cultura brigasca, perché qualche volta uno potrebbe pensare che sia soltanto diciamo così la ricostruzione malinconica e un po' fantasiosa e romantica di un gruppo di persone appassionate, come potrebbero essere loro, e invece è quello, ma non né romantico né appassionato, ma in base a quello che è successo e quindi alla cultura che c'è e che speriamo sia portata in avanti anche dai giovani. Però come gliela spieghiamo? Che cos'è? Quindi, in breve, bisognerebbe essere in grado di dirlo a chi sta a casa e magari non lo sa. Roberto, ce la facciamo? Ma guarda, sicuramente la terra brigasca. Ha sofferto e soffre quello che ha sofferto tutta la montagna, tutto l'arco alpino, lo spopolamento. Questo è il, è il vero problema. Per il resto, però, per quanto, eh, per quanto ancora rimane, per quanto ancora c'è, per esempio i brigaschi della diaspora, che sono tantissimi e sono tutti discendenti di pastori transumanti, tornano, mantengono le proprietà sul territorio, tornano e si riconoscono nella cultura comune nella lingua comune sia sul lato italiano che sul lato francese perché nel 1947, dopo la, il trattato di pace della seconda guerra mondiale la terra brigasca è stata divisa perché è stato spostato il confine sulle, sulle creste quindi il capoluogo storico che era anche una capitale di un vero e proprio stato che era la contea di, della briga è rimasta in francia però la cultura è rimasta perché è una cultura che affonda nella, nella pastorizia transumante le sue radici. Eh. Ecco Giovanni, noi abbiamo assaggiato quei sugeli definiti straordinari dal cucinosofo in un ambiente che forse merita una sottolineatura, perché la domanda sarebbe quella: quale futuro per questa gente? Quale futuro per questi paesi? Molto spesso la differenza è fatta dalle persone che li vivono i paesi e ritorno al discorso di quella locanda. Per esempio, quella locanda costituisce una realtà di quella filosofia. Assolutamente sì, volevo rispondere anche a quello che, che osservava giustamente Sergio. Che cosa serve questa terra brigasca, questa cultura? Il recupero di questa cultura, questa identità basata sulla lingua comune che ci ha permesso di recuperarci. Gli uni con gli altri ha anche permesso uh, di rinforzare un'identità che voi avete visto oggi, gli sviluppi che può dare. Noi abbiamo visto in una terra, peraltro desolata, abbandonata, come giustamente dice Roberto, cioè dove sono scappati quasi tutti, che c'è una ripresa in positivo. Abbiamo visto due tre nuclei familiari con bambini piccoli che vivono su questo territorio e ci vivono anche grazie perché hanno accettato di vivere in questo posto, di rischiare in questo posto, perché hanno una radice in questo posto e quindi è fondamentale questo. la cultura in questo senso, la ricerca delle, delle radici, oltre che l'aspetto folcloristico, noi ogni anno i Brigaschi si riuniscono ogni anno eh, eh, in uno degli otto centri. Quest'anno il prossimo a, a incontro in Terra Brigasca sarà giustamente a Viozene, che è la, la più a, a estrema a Levante di questi villaggi. Eh, richiamano una cultura, richiamano un'appartenenza, richiamano chi nella diaspora pensa alla propria terra e vuole reinvestire, eventualmente o ritornare. Ecco, voi cosa avete fatto lì invece a Upega, in quella locanda? Dunque, eh, la locanda di Upega è un altro esempio positivo. La locanda di Upega, dove eravamo a mangiare eh, i suggeri, tanto per capirsi. Sì, esattamente. Eh, è un edificio costruito intorno agli anni 60, poi eh, a scopo di albergo, poi è caduto in abbandono per tutta una serie di vicissitudini, soprattutto familiari e ehm, praticamente in semi-abbandono. Allora un gruppo di noi, un gruppo di, eh, di, di persone che vivono abitualmente sulla costa Ligure e che hanno le loro radici qui, io ce l'ho più a Viozene, però eh, a Upega soprattutto, eh, grazie in particolare a, ci ha appena lasciato purtroppo. Alla, alla nostra Maria Pia Alberti, e, eh, si è creato un'associazione che ha messo un, dei fondi per ristrutturare l'edificio dopodiché è stato dato in gestione a persone adeguate, a ragazzi meravigliosi che continuano a portarlo avanti avete visto adesso c'è addirittura una famiglia. Sergio Rossi, poi lo chiediamo a loro per concludere, come lo immagina da Foresto, Foresto per questi posti, il futuro di queste comunità, di questi paesi? Bisogna rassegnarsi a una morte lenta, che però non c'è mai stata in questi decenni, o invece a un rilancio, senza neve peraltro, perché il cambiamento climatico evidentemente arriva anche qui, eh, con la bicicletta elettrica come futuro, con l'escursionismo come domani, con l'arrampicata come presente, ma qual è il futuro di questi territori? Ma l'ha detto già lei, secondo me le due cose si compendiano, cioè da un lato bisogna che ci sia qualcuno che vive qui e che sia in grado di produrre dei servizi che insieme alle bellezze che ci sono territoriali siano la, la formula che può attrarre persone perché quando trovi il bello e trovi i servizi necessari, niente di, di straordinario alla fine crei l'appetibilità la e di conseguenza crei la voglia di andare a vedere e soprattutto fondamentale crei il ricordo positivo che è quello che fa la catena e che, che avvia diciamo così il, la promozione i porta a porta il passaparola perché Va benissimo che si fa promozione, eccetera, ma quando tu vai a casa, mangi con gli amici e dici: Sono stato là, mi sono trovato bene, mi hanno trattato bene, posti bellissimi, ho mangiato bene, è inutile, è inutile, vale più quello che gli dici tu ai tuoi amici che quello che dice la televisione o, o il giornale o il Deplia. Quindi le due cose insieme. Roberto, qui, qual la è forza la forza? Certo, qual è la grande sfida di Viozene, di Upega, eh, di questi territori che abbiamo raccontato in Viaggio Liguria? Ma eh, è quella di ritrovare, come eh, in qualche maniera avete già detto voi, è quella di ritrovare... Eh, le motivazioni per vivere su questo territorio, i territori, specialmente quello montano, ha bisogno di essere vissuto e abitato per essere mantenuto, perché eh, questo ha, ha, ha tutti i suoi riflessi anche proprio sul, sul, sul comportamento stesso del territorio, il regime delle acque, il regime del territorio, l'assetto asse, idrogeologico. Tutto, que tutto questo. Quindi la cultura insieme alla, alla, alla vita pratica può essere eh, la, la strada per, per dare un futuro a, queste, a questi territori. Chiudiamo davvero scendendo a Ormea, che sarà l'ultima tappa di questo nostro viaggio in Liguria. Non prima di aver ringraziato ovviamente Roberto e Giovanni. Giovanni, ci rivediamo qui tra dieci anni. Cosa ritroveremo? beh, speriamo di, speriamo di ritrovarci prima eh, è speriamo di ritrovarci prima <ride> comunque non so quale possa essere sei ottimista per, sì, sì, per sì, le tue sì, comunità sicuramente perché eh, credo che l'abbandono sia stoppato a un certo punto mi illudo che ci siano delle possibilità di permanenza qual è la richiesta più forte oggi? Localmente, localmente, certo, di avere, di avere dei servizi, di avere delle, delle possibilità di sviluppare una presenza sul territorio perché l'iniziativa privata... L'iniziativa di queste persone che sopravvivono ha bisogno di supporti, i bambini devono andare a scuola, i bambini devono, devono essere. Vivere qui non è facile. Adesso noi ce la raccontiamo bene, è una giornata bellissima, però immaginate allevare un bambino qui, portarlo all'epoca di essere autosufficiente. Eh tieni sicuro. conto che se poi uno ha un'attività qua e gli chiedi il registratore di cassa, il certo. collegamento a internet, la necessità di fare lo speed dentro il computer e tutte queste balle qua che gli fanno fare a uno qui che non ha il collegamento internet, non ha il segnale telefonico di che cosa stiamo parlando? Svegliatevi, svegliatevi, lo dico a chi di dovere, svegliatevi. Altrimenti dita sta gente da andarsene a casa. Assolutamente sì. Assolutamente. Giovanni, grazie davvero. Grazie Ultima tappa, come detto, Ormea, e complimenti per quello che fate sul territorio ogni giorno, non soltanto quando arrivano le telecamere. Scendiamo verso valle, ancora immagini di questa splendida cartolina che in realtà è vita, anzi, realtà. Scende la sera a Cucinosofo, è ora di tornarsene a casa, di tornare verso la Liguria, verso Savona, imboccando la 6, andare a far rotta verso Genova, tappa obbligata per tornare verso casa o almeno verso Savona, Ormea. Si può definire, lo chiediamo a questo qua che è in mezzo, la megalopoli della valle? No, tanto megalopoli no. Comunque diciamo che è un borgo montano eh, delle Alpi Liguri, abbastanza vivo, soprattutto d'estate dove alcuni giovani, mi ritengo ancora giovane, insomma più o meno, però resistono eh, dal punto di vista lavorativo e personalmente faccio il fotografo un po' per passione, un po' per professione, ma più che altro faccio il grafico io di solito. E allora, Sergio Rossi, al centro di, questa, di questo paese, di questo borgo, Ormea... A parte le battute, noi dobbiamo ringraziare Matteo Fossati, così lo presentiamo, che intanto ci ha supportato con le sue splendide immagini già viste durante la trasmissione e ci supporta in questi minuti per andare a parlare anche di Ormea. A chiudere così il cerchio di una trasmissione cucinosofo che è partita da Zena, ha toccato Upega, ma soprattutto ha toccato le montagne e i territori circostanti. Dunque, quali sentimenti nel arrivare a Ormea? Ma tanto Ormea dà l'idea di essere davvero invece un centro commerciale, di essere stato un centro commerciale notevole, perché comunque basta guardare questa via centrale, che a parte avere ancora negozi aperti è comunque tutta un'attività commerciale. Quindi è chiaro e evidente che eh, il centro del commercio passasse da qui. E poi comunque l'idea che insomma qui ci sia anche un pochino più di vita, eh, che è quella che a volte serve perché non tutto deve essere sempre isolato e basta, anche in montagna. Matteo Fossati, profondo conoscitore della Liguria di Ponente, ma anche amante della montagna, escursionista, alpinista, atleta, detto ciò... Sergio Rossi, noi abbiamo un sogno nel cuore, i genovesi, tanti genovesi lo hanno, che la ferrovia Genova-Casella possa tornare davvero a essere un motore pulsante del turismo dentro terra. Ahimè, è ferma fino a marzo per lavori di manutenzione. C'è un problema analogo, anzi, ben peggiore da queste parti. Allora, sì, eh, è, sempre sta, è, è sempre esistita una ferrovia eh, che serviva la vallata da Ceva-Ormea. In realtà da molti anni ormai è chiusa, ma diciamo, le amministrazioni stanno cercando di riattivarla in qualche modo, dal punto di vista turistico soprattutto, negli ultimi anni si sono visti dei treni storici che insieme a un'agenzia, un tour operator, hanno potuto portare di nuovo in valle diciamo, delle, dei turisti che da Torino possono prenotare la giornata intera e toccare diciamo, tutti i comuni della valle fino a arrivare a Ormea. Questo per voi rappresenterebbe ovviamente un volano turistico, una potenzialità per portare gente in valle ma soprattutto una via di comunicazione assolutamente fondamentale? Sì, eh, diciamo che la speranza di tutti è quella di eh, poter vedere di nuovo la linea ferroviaria attiva dal punto di vista dei viaggi eh, per gli studenti anche visto che abbiamo una scuola forestale molto attiva qua in, in questo comune. Quest'anno eh, l'amministrazione è riuscita a, a ottenere un bando molto importante del PNRR, in cui comunque eh, c'è la ripresa di alcuni viaggi sempre della linea ferroviaria e in più eh, ci sono mh, molti fondi per fare delle ristrutturazioni e delle messe in sicurezza di dei castelli della valle e anche per diciamo rivitalizzare la vita sociale con eh, degli investimenti materiali come possono essere delle performance artistiche delle manifestazioni quindi la speranza è che in questi anni si riveda un po di eh, rivi rivi rivitalizzazione della, del posto ecco. Pasta fresca intanto Sergio Rossi Poli allo spiedo se vuole portarsi qualcosa in autostrada beh diciamo che mangiare abbiamo mangiato speriamo non siano necessarie <ride> le, le perché lì c'è l'altro grande tema, quello invece delle vie di comunicazione più tradizionali, quelle le carraie, la A6 in condizioni fatiscenti, soprattutto nel tratto tra Savona e Altare, a senso unico, alternato sia a nord che a sud. Eh, sì, questo è un problema. Da una parte diciamo, la Valtanro eh, beneficia eh, di alcuni problemi che ci sono su delle altre reti viarie perché chiaramente è il primo valico alpino che c'è dalla Francia eh, a venire verso l'Italia, soprattutto adesso in, in cui il col di tenda ha avuto un'interruzione. Quindi noi stiamo beneficiando diciamo, delle mancanze volute o dovute eh, in, altre, diciamo, assi di, in altre assi viarie, quindi da questo punto di vista noi ne stiamo beneficiando. Tempo di conclusioni Sergio Rossi, ci avviciniamo al telegramma consueto che ritorna anche nel 2023. In questa terra, in questa terra di confine tra Liguria e Piemonte, una terra piemontese che guarda alla nostra regione, la domanda è quella d'obbligo, quella di ogni settimana, cosa lascia questa puntata in lei? In me lascia la sensazione che in questa, in questa terra che io non vedo né come Liguria né come Piemonte, ma la vedo nella sua identità forse più antica e cioè... Quella che vogliono, diciamo, hanno deciso di, di chiamare in generale Terra Brigasca. A me sembra che ci sia una identità fortemente legata alle origini liguri in generale, indipendentemente, senza polemiche, senza niente. Mica dico che deve diventare Liguria, lo dico solo per quello che vedo a livello culturale, a livello eh, identitario e, e, e sociale quasi. Quindi, quella è la cosa che a me colpisce di più. E sempre di più mi convinco che comunque se vogliamo trovare le radici vere delle popolazioni liguri dobbiamo salire sui monti. Naturalmente c'è tutto il resto, ci sono centinaia di anni di storia sul mare e sul mare non affacciati sul mare ma anche in mare. Però l'identità più profonda, quella più sentita, quella più, più in, interna è proprio è quella dei monti. E quindi eh, ci si sente a casa qua su, ecco, secondo me. A proposito di monti, a proposito di territorio, Matteo, Matteo Fossati, eh, abbiamo visto in questa puntata in cui molto abbiamo parlato di neve e di neve che non c'è anche un'insegna qui a Ormea. Aimoni qui si sciava. <ride> Aimoni si sciava tanti anni fa. Uh, più di vent'anni fa si sciava, ormai la neve purtroppo è diventata un ricordo, ma come in tanti altri posti. Diciamo però che la vallata ha tantissimi... Sì, c'è un po' di neve in quelle immagini. C'è un po' di neve, in effetti sì. Uh, ogni tanto nevica ancora, sì. Ogni tanto nevica ancora, eh, dalla neve all'acqua, perché è stato evocato a più riprese il tanaro, un tanaro che come spesso succede ai corsi d'acqua da queste parti, qualche danno ciclicamente l'ha creato, ma... È una fonte assolutamente primaria per voi, oltre che l'origine del nome della vostra valle? Sì, sicuramente il Tanaro è un fiume importantissimo per noi, eh, anche solo per il fatto che viene utilizzata l'acqua dei torrenti anche solo per lavare le strade e togliere la neve. Perché qua c'è un sistema che si chiama Biale, che consente tramite chiuse di allagare il paese e togliere la neve oppure pulire la strada mh, abitualmente. Quindi, per noi, è una fonte vitale. Purtroppo le alluvioni negli ultimi anni, insomma, le conosciamo tutti, quindi sappiamo che danni hanno fatto. 1300 anime che vivono di cosa principalmente qui? Allora, principalmente vivono di turismo. E... Ormai dobbiamo fare affidamento a quello perché gli stabilimenti che c'erano non ci sono più, c'era la cartiera di Ormea che ormai è chiusa da tanti anni, c'è ancora la San Bernardo che è comunque un'ottima azienda che dà molti posti di lavoro e poi ci sono le attività commerciali e turistiche per cui noi puntiamo tanto sul territorio che è comunque un territorio sconosciuto ai più ma vicinissimo alla Liguria con vette comunque già molto alte, quindi arriviamo a 2600 metri di quota col Marguerite e col Monjoy, e quindi io consiglio a tutti di venire a visitarle perché sono escursioni veramente belle, affacciate sul mare, merita veramente una visita. Non accontentatevi allora delle immagini che Matteo Fossati ci ha offerto grazie alla sua collezione. Sergio Rossi, come chiudiamo? Chiudiamo che secondo me è un vero peccato così vicino alla costa e, e con, con queste davvero con queste bellezze che sono un po' forse è una montagna che ha quella bellezza ancora antica dove sei, sei veramente in montagna cioè i punti di riferimento diversi non ce li hai non ci sono gli impianti scistici non ci sono i negozi griffati eh, non c'è quella montagna della neve o come non mi ricordo la chiamasse, la chiamasse corona non so se lei lo ricorda eh, beh ecco non c'è quello c'è l'essenza più quella più naturale forse della montagna e credo che sia anche qualcosa che riconcilia un pochino con la natura, col mondo, con i monti, quindi fa anche bene al cuore venire da queste parti. In sostanza non ha bisogno, vista l'ora, dello struscio a Ormea. No, insomma <ride> la neve griffata non c'è. <ride> Matteo grazie, grazie e davvero grazie di questa voi. accoglienza, amiche e amici, ci vediamo come sempre, precisi e puntuali, tra sette giorni. Allegri!